Ok ragazzi, ecco qui pronto per un altro gameplay su PES, ma ora bisogna lottare per restare in divisione 5. Non so ragazzi, una divisione un po'... C'è qualcosa sotto qui ragazzi, non iniziare a dire non è vero e così via perché c'è qualcosa sotto qui ragazzi, mi dispiace. La squadra non gira ragazzi, non gira, lo state vedendo, non gira affatto, nulla, nulla. E nulla, ma io comunque farò di tutto per restare in divisione 5, quindi servono due vittorie e un pareggio. L'importante è non perdere un'altra partita, perché con la sconfitta di un'altra partita, ragazzi, giustamente succede che si torna in divisione 6, poi bisogna tornare in divisione 5 e poi così via, insomma. E il percorso si allunga. Già restare in D5 e rifare le partite per la D4 inizia ad essere... Sapete ragazzi, il 30 agosto si avvicina, il nuovo PES è quasi lì, siamo quasi alla metà di luglio, insomma, c'è poco da scherzare. Quindi, vabbè, ora cercherò di restare in divisione 5, più di questo non posso fare. Mi trovi l'avversario? Non avversari deficienti, per cortesia. Non avversari deficienti. Grazie, Konami, grazie. Ok, vediamo qui. Vediamo qui. Tre sconfitte di fila, ragazzi. Non si possono guardare. Non si possono guardare. Adesso sarebbe bello pareggiare i conti con tre vittorie di fila. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, Zico, ok, vai, io sono pronto, vediamo un po', è un casino ragazzi, è un casino, perché se torno in divisione 6, cioè devo fare di tutto per restare in D5 ragazzi, devo fare di tutto per restare in D5, ed è stata una divisione maledetta questa, veramente una divisione maledetta ragazzi, cioè... Tre sconfitte, una più scandalosa dell'altra, ma l'ultima proprio lasciamo stare. Vabbè che anche la penultima lasciamo veramente perdere. Vabbè, può succedere. Vediamo un po' se la squadra riesco a farla girare bene. Vabbè che lì ho sbagliato anche il gol, devo tirare con Neymar, invece ho passato a Messi, quindi sarei stato ancora in gioco per la D4, però ora l'obiettivo è restare in D5, poi rifare tutto la D5. Vabbè ragazzi, vediamo un po', vediamo un po'. Devo pensare a fare due vittorie e un pareggio. Due vittorie e un pareggio, questo è l'obiettivo. Ah, questo qui usa già il metodo, il trucchetto. Tutti così giocano rincoglioniti, è beh, normale, è ovvio. CR7, qui devi iniziare a muoverti bene in queste ultime tre partite perché... Servono punti, servono punti, punto e basta. Non si scherza. Un minimo errore e si torna in divisione 6. Ebbè, un minimo errore e si torna in divisione 6. Non possiamo permetterci di fare errori. Eh no. Non posso permettermi di fare nessun errore.
non posso permettermi nessun errore. In tre partite nessun errore. Il tutto per restare in divisione 5. Non ho capito i giocatori cosa fanno lì, eh. Il portiere a farfalle era andato. No. Ragazzi, non so che dire. Non so che dire. Guardate, vi dico una cosa, è meglio perdere, così ripartiamo dalla divisione 6, perché c'è qualcosa che non va qui. C'è qualcosa che non va, ragazzi. A questo punto meglio perdere, così si riparte da una divisione pulita, divisione 6 e via. È inutile continuare con questa farsa qui, eh. No, vabbè, non ci credo, ragazzi. Ditemi voi, io non ci credo, perché io non ci credo. È inutile. Non ci credo, ragazzi, a quello che vedo. Cioè, io devo impazzire per fare un gol e gli avvenno. Vabbè, Konami gestisce bene tutto, eh. Konami veramente gestisce bene tutto. Ma io inizio a tirare da qui, ragazzi, perché non ci credo più. Prendo i pali e non lo so. Gli altri fanno un'azione a cavolo e fanno gol. Vabbè. No. Vabbè. Che stress, ragazzi, che stress, eh. Che stress, ragazzi, che non si capisce cosa succede, non si capisce. Una congiura contro di me. Ce la farei per domani? Ok, vai, primo tempo è finita così. Ragazzi, ditemi voi, perché c'è qualcosa che non va qui. Qui c'è il momentum a go-go proprio, eh. A go-go. Vediamo un po'. Non ci si crede. Continuiamo. Vediamo un po'. Se riusciamo ad essere un po' più aggressivi. E via. Devo essere un po' più aggressivo. Ma io sono aggressivo, ragazzi. Ma se non va, non va.
cerco di concentrarmi un po' di più. Se parlo un po' di meno è perché mi sto concentrando, eh. È rigore qui? È rigore? È rigore, sì. Credo che sia rigore. Speriamo che non si sia fatto male. Speriamo non si sia fatto male. Ah no, punizione. Ok, Maremma. Speriamo non si sia fatto male Messi. No, basta con i falli, basta. Cartellino arbitro, cartellino, su. Un richiamo verbale. Vabbè. No, ma che cavolo, ma stiamo scherzando? No, vabbè, questi fermano CR7 e lui va tranquillo, vabbè. No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Incredibile, è incredibile. Quello che sto vedendo su PES, ragazzi, è dell'impossibile. Basta con i falli, basta. Sta facendo più falli questi in una partita che un altro in tutto il campionato, ma dai, su. No, incredibile, ragazzi, è dell'incredibile quello che sto vedendo. Maremma.
Assurdo, ragazzi, è dell'assurdo, eh. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino qui, eh. Ho fatto dei cambi un po' strani, ma va bene. Va bene così. Mamma mia, ragazzi, non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere. Ho fatto dei cambi un po', eh. Sopravvivenza, diciamo, dei cambi. No, basta i falli, basta, ragazzi. Ma scherzo, dai. No, ragazzi, basta, eh. Veramente basta, troppi falli, troppi, troppi. Ma si può? Ma si può giocare così, ragazzi? Si può? Io lo blocco questo, ragazzi. Io torno in divisione 6, non c'è problema. 4 sconfitte consecutive. Konami, c'è qualcosa che non va qui. Tutti questi falli. Tutti questi falli. Sei un coglione, sei. Coglione. Coglione. È un coglione questo avversario qui. Verrà bloccato nell'immediato. Io ci torno in divisione 6, ragazzi. Non c'è problema. Non c'è problema. Ma 4 sconfitte di fila pesano, eh. Pesano veramente. Però c'è qualcosa che non va nella squadra, ragazzi. C'è veramente qualcosa che non va. Blocchiamolo. Verrà bloccato per tutti i falli che fa, ragazzi. Perché io non posso giocare con gente così. Non posso, non posso assolutamente. Non posso. Non va bene così. Ok, ragazzi, vai. Si torna in divisione 6 e bisogna rifare tutto. E bisogna rifare... Purtroppo bisogna rifar tutto, ragazzi. Bisogna rifar tutto. E lo so. È brutta come cosa, ma bisogna rifar tutto. Mi dà fastidio, ma è così. È così, purtroppo. Purtroppo è così, ragazzi. Comunque il gameplay si conclude qui. Io vi ringrazio per il vostro supporto, ma torniamo in divisione 6. È inutile giocare le altre partite, sarebbe solo perdere tempo. Ok, si ritorna in divisione 6, ragazzi. Però, ve lo dico, adesso si giocherà di cattiveria. Perché si giocherà di cattiveria adesso, ve lo posso garantire. Allora, un saluto a tutti al vostro Diablotex. Si giocherà di cattiveria. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzi. Oh, 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 oh